qualche modo anche nel libro che vi invito a prendere, ci sono diversi capitoli interessanti legati anche alle diverse cause, diverse fasi, ad esempio c'è l'ottimismo nell'infanzia, cioè come poter aiutare un bambino a diventare ottimista, come gestire l'ottimismo nell'adolescenza o anche rispetto al tema del benessere o della malattia, perché si vede anche che il nostro modo di pensare influisce il modo in cui noi viviamo la malattia. Quindi queste sono un po' la premessa e un solo invito, mi raccomando, fate molte domande alla fine, per un solo motivo, non vorrei che poi ci interroga lui. Allora, interroghiamolo noi, così evitiamo le brutte figure a cui non sappiamo rispondere. Grazie, di nuovo benvenuti e lasciamo la grazia. Allora, passo subito la parola al professor Alfonso Gennaro, come ho detto prima, è docente di psicologia generale alla facoltà di medicina e psicologia dell'Università di Roma, è autore anche di numerosi testi universitari, molti studenti si sono formati, continuano a formarsi sui suoi libri e a livello diciamo più comunicativo, questa è la sua ultimissima personalità, la sua ultima, il suo ultimo lavoro, no? Credo, professore. Ed è un libro che potete poi trovare lì segretamente e acquistare anche questa sera. Professore, a lei. Io veramente ringrazio tutti con il senso della vita, quella vita che di cui tutti aspettiamo il tempo, no? Che ci attraversa, che ci emoziona, che ci mette nelle condizioni di incontrarci. E in qualche misura questo è uno spazio, citando Levin, non vorrei abusare di citazioni, leviniano, no? In cui c'è uno spazio vissuto, in cui ognuno di noi si porta le proprie possibilità di essere, di sperare. Credo, vorrei leggervi una frase di Husserl che è un po' un motivo e il senso di questo lavoro e in qualche misura anche il senso della mia formazione. Ogni vita, con la sua intenzionalità, penetra intenzionalmente nella vita degli altri e tutti, in modo diversi, vicini e remoti, sono intrecciati nella comunità della vita. Io credo che è difficile sottrarsi dall'etica della responsabilità, da un posizionamento attendibile, come dice Winnicott, anche dalla possibilità di essere reali, autentici. Prima il collega mi chiamava la gratitudine e io vorrei dire grazie con gratitudine, e dire grazie con gratitudine in prima cosa già ci mondanizza da tutte le parti mondane delle nostre menti, quindi ci mette una situazione di maggiore specificità, di coesione, di integrazione, di possibilità di interagire, per cui proprio ci mantelliamo tutte le costruzioni appunto mondane o artificiose. In fondo l'incontro crea un processo in divenire, no? Crea la possibilità appunto di una condivisione. E il discorso sull'ottimismo, sulla psicologia positiva è molto lungo, io mi interrogo ad alcune, magari voi per sollecitare la discussione. Intanto vorrei dire che perché si è sviluppata la psicologia positiva e oggi si studia l'ottimismo, la gratitudine, il perdono, le virtù. Come sapete la psicologia è molto influenzata dai cambiamenti storici. È inevitabile questo processo. Lo psichico è culturale, uno psichico senza la matrice culturale è di altro senso. Poi evidentemente nelle nostre attività personalizziamo gli interventi, agiamo sui contesti, ma in ogni caso la dimensione culturale, sociale, economica, quella carnale però, perché spesso noi diciamo società, ambiente, cultura e perdiamo di vista i tipi contesti che effettivamente agiscono nelle relazioni interpersonali e nella costruzione della nostra identità. Ora, la psicologia positiva si è sviluppata per far fronte a una crisi di identità fondamentalmente, perché oggi, diciamo parlando molto chiaramente, avvertiamo tutti
un senso di spaesamento, no? Di perdita non soltanto di valori, ma proprio di sapere essere nelle cose intenzionate, come diceva Russell, no? Siamo veramente accelerati da una mentalità collettiva molto fugace, molto elusiva, molto mistificante, mi permetto di dire, ma io rispondo facilmente, anche molto decelebrata. Cioè abbiamo una condizione molto culturale camaleonica che si traveste secondo le situazioni. E allora io, dopo aver scelto un po' la mia scaletta, volevo andare un po' all'ultimo punto, per poi riprendere il discorso iniziale, per cui in qualche misura, diciamo, ci fa capire perché l'ottimismo sia una cosa importante. Io forse di natura sono quello che si dice, no? Perché è importante l'ottimismo? Perché l'ottimismo, voi pensate alla nostra quotidianità vissuta, la realtà concreta di uno di noi, no? Che può modificarsi, che può trasformarsi, psicologicamente ci possono essere cambiamenti molto importanti, e spesso noi non siamo in grado di apprezzare, no? Di internalizzare le cose che abbiamo, di fermarci in questo apprezzamento. Allora, una cosa oggettiva per cui l'ottimismo, al di là delle autorizzazioni, è positivo, che se una persona costruisce gli eventi in modo positivo, in modo coerente, vediamo adesso come è possibile costruire uno stile esplicativo ottimistico, certamente migliora le nostre condizioni di vita. Perché mi riferisco alla quotidianità vissuta? Cioè al nostro tempo che giorno per giorno si muove, si trasforma, cambia. Perché spesso noi abbiamo dei contesti, la famiglia ad esempio, ma anche la scuola, che sono permeati da pensiero negativo, da forme di educazione che lasciano l'esperienza del bambino. E allora in questo modo l'ottimismo c'è anche sul personale, cioè noi possiamo diventare, a partire del senso della vita, progressivistico, ottimistico, non soltanto perché ci sono tante organizzazioni, filosofi, scrittori, artisti, che ci aprono un ventaglio culturale e di comprensione della sensibilità umana molto importante, ma perché nella quotidianità il pensiero negativo per l'appunto è qualcosa che distrugge, che immobilizza, che cristallizza. E questo pensiero negativo spesso ha un carattere trasversale. Quindi la prima cosa concretamente da fare è che avviene sto vivendo. Qual è il contesto scolastico e quali sono le regole che il contesto scolastico promuove? Allora, questo permette veramente di modificare gli stati mentali. Ecco, la lotta nella quotidianità vissuta verso il pensiero negativo. Il pensiero negativo è il pensiero dove per esempio si fanno attribuzioni e ingiunzioni paradossali, incompatibili, non elaborabili, non mentalizzabili dal bambino. Questo è il pensiero negativo. Il pensiero negativo è quando nella festa, in questa accelerazione mentale che abbiamo, prendiamo per l'appunto le coordinate del tempo e facciamo queste attribuzioni, che sono delle idee. Perché impediamo al bambino di gestire le sue risorse, di promuovere le sue risorse. Quindi un motivo, a mio parere, concreto, perché io poi infatti mi sono interessato di ottimismo, studiando la personalità a oltre 30 anni, è questo, che nella concretezza delle situazioni l'ottimismo permette di fronteggiare meglio gli eventi, di cambiare, di modificare gli assetti istituzionali educativi e quindi di promuovere un maggior benessere. Al di là del fatto che può essere positivo o può essere meno positivo, certamente l'ottimismo risulta una possibilità di cambiamento per semplice motivo che ci permette di costruire i nostri stati mentali.
Voi adesso tutti qua siamo in grado di costruire i nostri costrutti? Quali sono i costrutti che possono avere, come dire, un dispiegamento molto positivo e quindi prefigurano forme di realizzazione? Spesso la persona pessimista è come se si trovasse in una grotta, no? Dove limita la sua esperienza di movimento, dove limita le sue transizioni, dove non rischia, mentre l'ottimismo è più capace, no? Di inoltrarsi nell'ambiente, di avere strategie di adattamento, di avere un pensiero simbolico, cioè di la capacità di testare le soluzioni comportamentali. Ecco, questa è la differenza che, come dire, oggettivamente ci mette nelle condizioni. Siamo soggetti che viviamo il tempo in divenire, che abbiamo tutti dei progetti, io credo che siamo tutti d'accordo, ma nel qui e ora siamo tutti soggetti che esperiamo la mondialità vissuta. E quindi siamo appunto soggetti a trasformazione, a cambiamenti. Come possiamo tollerare, ad esempio, una pressione ambientale? Un momento di cambiamento che ci mette alla prova, che ci procura dolore, quindi ci porta ad avere delle reazioni. Questo è il numero dell'ottimismo, fronteggiare gli ostacoli, come fronteggiarli e possibilmente superarli. Quindi volevo dire questa cosa sulla quotidianità vissuta, sull'esperienza del qui e ora, che secondo me appunto già una importanza fondamentale. Andando invece alla, così, alla base dell'ottimismo, io ho messo ottimismo e pessimismo come modo di essere, sentire la vita nel suo senso. Mi sembra molto giusto, perché ci sono artisti, filosofi, letterati, che pur essendo stati grandi pessimisti hanno trovato una ragione, un senso, un significato. Ma non tutti abbiamo questo respiro dell'arte, la possibilità di trascenderci, non in qualche misura. Le persone, noi persone comuni, abbiamo bisogno anche di avere quelle possibilità che ci permettono un cambiamento. Quindi mi sembra rispettoso, per fare un libro sull'ottimismo, e di, insomma, di considerare questo aspetto. Comunque resta un modo di essere. Però posso dire, non mi vorrei inoltrare molto, ad esempio la malinconia, gli stati malinconici, hanno un carattere trasversale anche, no? Vengono in qualche misura ereditati in senso junghiano, mi scuso per la citazione, nel senso che vengono ereditati non in maniera diretta, ma come rappresentazione mentale di qualcosa di simbolico e di archetipico. Per cui lo sviluppo dell'ottimismo davvero diventa una forte risorsa, un incremento del benessere. Adesso vediamo, in modo molto semplice, una cosa. Il ottimismo è un concetto che è stato accusato, si accusa sempre di ottimismo, perché è difficile, come dire, fare un lavoro sull'ottimismo che abbia un rigore scientifico. Io volevamo fare un libro divulgativo, alla fine abbastanza divulgativo, ma comunque è un lavoro scientifico, e sono altri due libri scientifici su questo tema, perché è un concetto di cui si accusa, no? Pensa positivamente, come diceva il collega, oppure abituati al pensiero positivo, o cerca di utilizzare la volontà perché può tutto, eccetera. E quelle cose non stanno così. L'ottimismo si può apprendere, però per apprendere c'è bisogno di regole e di, come dire, sinergia tra relazione e il destinatario della relazione, tra un testo e il destinatario del contesto. Un primo punto, come dicevo prima, è quello di considerare le condizioni storico-sociali. Io, guardate, sono molto chiaro, se i contesti sociali non vengono incontro alla persona, se le persone vengono lasciate da sole, non ci può essere, dice Sergio, nella psicologia positiva. Le persone hanno bisogno di essere aiutate, sostenute. A volte la parola aiuto viene equivocata, abbiamo paura della parola aiuto, amore, tutte queste parole, no? Sembrano un po' filosofiche, un po' a carattere religioso, invece sono nucleari per la costruzione positiva degli stati di vita.
L'ottimismo in qualche misura è ereditabile geneticamente, è in qualche misura, però non ci sono prove scientifiche al riguardo. C'è un punto che è fondamentale e che riguarda il nostro temperamento. Il temperamento è un po' lo scheletro della personalità, no? Riguarda gli aspetti formali, riguarda l'apparato biologico. È possibile che le persone che raggiungono nel loro modo di vivere un livello ottimale di energia mentale, per esempio sono persone basso reattive, cioè dire hanno poca eccitazione interna, per cui riescono a fare molte attività, è possibile che queste persone riescano a costruire meglio gli eventi. Quindi sicuramente i fattori temperamentali esistono, ma il temperamento, essendo un'architettura della nostra personalità, io raccomando sempre ai miei studenti, ma anche ai miei colleghi psicologi, che prima di fare valutazioni cliniche, di guardare il temperamento, perché è una matrice biologica che richiede attenzione. Adesso in modo molto semplice, perché poi mi interessa condividere con voi, perché l'incontro è l'incontro della relazione che abita sempre nel progetto di condivisione, e la condivisione non è una parola, è una parola carnale. Io veramente voglio condividere, Florenza è venuto. Io non sono il tipo che vada a fare le cose in pubblico sì, c'è un po' di narcisismo in ognuno di noi, ma insomma, il calore e la forza di quello che uno fa richiede una condivisione, cioè richiede elementi che si incontrano, per questo li chiamavo lo spazio deviniano, escono trasformate, anch'io esco trasformato, e quindi si crea di fatto uno stato di benessere. Gli incontri servono a questo, se no non sono incontri, sono contraffazioni delle relazioni. Siccome la vita è meglio contraffatta, che aggiunge un'altra contraffazione, cioè il contraffatto, mi sembra davvero, come dire, verificante, riduttivo, che ci poverisce le vite. Abbiamo autori che parlano di disposizione autolinguistica, che sarebbe una disposizione generalizzata a valutare positivamente gli eventi. Qui viene messa in evidenza il ruolo della motivazione, che voi sapete è fondamentale, la motivazione è il nucleo della nostra attività psichica, e questa disposizione ottimistica è quella che ha in qualche piccola misura qualche passo di tipo biologico temperamentale. La disposizione ottimistica genera, crea degli stati di autoregolazione. La nostra personalità è equilibrata, potente all'equilibrio, o si può progettare in modo adeguato se noi abbiamo dei buoni processi di autoregolazione. Diceva brillantemente Gianetta di anni fa, molto attuale, quando noi perdiamo la capacità di sintesi e di integrazione, la nostra mente, come dire, tende a dissociarsi, no? Il buio della mente, il crepuscolo della mente. Quindi la motivazione e l'autoregolazione sono fondamentali nell'ottimismo. L'ottimismo, ci sono studiosi di Giorgio Taylor che hanno messo in evidenza che a volte le persone vivono di illusioni. Le illusioni positive possono essere utili, in una certa misura, utili fino a un certo punto, fino al punto in cui l'uomo si mette in contatto con la realtà delle cose. Per cui c'è tutto questo versante di studi, meglio non vedere le cose, accantonarle, difenderci piuttosto che affrontarle e pensare che tutto possa andare bene. L'ottimismo può essere realistico. L'ottimismo, come dico io, usa il genere, la panacea per tutti i mali, e quello è realistico. Non può esistere un ottimismo se non, come dicevo prima, se non nella misura in cui questo diventa flessibile. Scrive sempre, ma non sono parole testuali che scrive Seligman, il vero ottimismo è quando è anche nutrito da esperienze pessimistiche, non è paradossale. L'ottimismo flessibile richiede che le parti del realismo depressivo, cioè la capacità di vedere effettivamente la natura dell'evento, possa essere percepita in modo adeguato. Ecco, questo è l'ottimismo che noi in qualche misura credo che
condividiamo, quello che sviluppiamo, portiamo avanti, quello che può essere appreso, cioè non un ottimismo, insomma, generalizzabile, ipertrofico, che è capace di risolvere qualsiasi situazione, ma un ottimismo ben calibrato che si può apprendere e che può dare una base diversa al nostro, ai nostri stati mentali. Qui entriamo in un campo delicato, cercherò di essere più sintetico possibile, perché questo sono le 7-5, perché è effettivamente delicato, è un campo di cui mi occupo molto, cosa apprendono i bambini, come possiamo interagire con i bambini, cosa vogliono i bambini. Io che sono molto bigottiano, dico sempre che se i bambini riescono a giocare il loro gioco e poi condividere il gioco, allora i bambini crescono bene, perché incontrano la realtà, urtano la realtà, urtare, aggredire la realtà per creare qualcosa, per dargli forme, da qualcosa che non è strutturato diventa organizzato. Ecco, se mia mamma dice una cosa simile, ossia che nelle relazioni oggettuali è fondamentale che il bambino si senta sicuro. Questo mi sembra evidente, che sia, come dire, permeato di amore, che sviluppa un sano processo di attaccamento, no? Madre e bambino, ma il bambino con il contesto, non bisogna mai dimenticare il contesto, perché spesso viene messo un po' da parte questa anche attenzione, sta sperando sulla relazione madre e bambino, va benissimo, ma senza il contesto interpersonale, secondo me ci sono dei problemi che possono poi risolvere. Ecco, se prima si parla che lo stile è esplicativo, perché l'ottimismo è lo stile esplicativo, che significa? Che tipo di analisi io faccio sugli eventi in questo momento in cui sto parlando, qual è la mia attribuzione causale di questo evento? Sto facendo bene? Sto facendo male? Spero che le persone mi ascoltano? Cioè la mia mente cerca di costruire il processo causale, cioè io mi creo un costrutto e cerco appunto di costruire attraverso questo costrutto il tipo di eventi, di fenomeni che sviluppare uno stile ottimistico hanno assolutamente bisogno di vivere, gestire l'azione. L'azione deve essere padroneggiata dal bambino. Noi a volte non facciamo desiderare i bambini. Vorrei dirvi soltanto due esempi che mi dispiace per il tempo. I contesti educativi funzionano per norme e per legge, i bambini sono troppo stimolati, ma spesso i bambini non riescono a tollerare lo stimolo e a creare le cose che nascono da loro interno. Primo, questo è molto importante. Secondo, il bambino deve padroneggiare l'azione, cioè deve essere lui che riesce a costruire una cosa, a soffermarsi sulle cose. Come dice Winnicott, giocare significa che io acquisisco un senso vero della realtà, perché noi possiamo essere reali nel dubbio della realtà. Quanti di noi possono fantasizzare la realtà? A noi adulti capita spesso, pensate a un bambino che prova l'esperienza di perdere contatto con la realtà, che deriva dalla sua azione padroneggiata, il bambino si sente morto, si sente svilito. È un bambino che resta immagine, che noi pensiamo che sia molto intelligente, certo, tutti i bambini sono molto intelligenti, non è il problema dell'intelligenza, il problema è l'emozione, l'azione dell'emozione. Io che sono capace di muovermi e di gestire una determinata cosa. L'azione va cominciata. Non tutti i bambini riescono a sviluppare questa azione da cominciare. Quanti noi adulti spesso non ci riusciamo? Non sei tutti che magari li riprenderemo nella riflessione assieme. Ecco, anche il periodo adolescenziale, in cui
voi diciamo, voi sapete che c'è una crisi costitutiva dell'identità, no? Una serie di tortori, trasformazioni corporee, distacco all'autonomia dei genitori, problemi emozionali, il problema della sessualità, il problema di non trarsi nel mondo, si è vista una cosa semplicissima, che gli ottimisti hanno una maggiore gamma di comportamenti. Hanno maggiore possibilità da studi sperimentali di frequentare più gruppi, di discernere le situazioni, di non cadere nelle trappole delle dipendenze, mentre i bambini, gli adolescenti, gli ottimisti probabilmente non hanno vissuto questo, quello che Seligman chiama il calore dell'azione pronunciata, e quindi vivono una situazione di isolamento. C'è una continuità, io credo, perché apprendiamo, come dice Byrne, a un altro livello di analisi dell'esperienza, ma qui apprendiamo delle cose concrete, per questo vorrei sottolineare come di la valenza pragmatica dell'ottimismo. In età adulta succede, l'età di alcuni di noi, io sono in una fase della pre-anzianità, che è una categoria molto ampia, in età adulta le persone che sono ottimiste riescono maggiormente a reagire alle avversità. Ecco, questo è il punto cruciale. Le persone invece che sono pessimiste tendono, sono più inclini alla depressione, no? Si vivono una dispersione dal punto di vista emozionale, hanno maggior contatto con la realtà. Ora, l'età adulta, come la possiamo considerare? Diceva Sullivan che è una tarda adolescenza, io credo in effetti che sia una tarda adolescenza, nel senso che nell'età adulta vengono imposti, proposti a tempo stesso dei compiti evolutivi importanti, qual è l'eredità che io lascio, ma non l'eredità economica, l'eredità mentale. Qual è la famiglia, la situazione che ho costruito, come sto esperendo il mio senso di sollecitudine, qual è la valenza del tempo che io lascio come eredità, noi lasciamo come eredità. Per cui vedete, in questo caso, la forza dell'ottimismo, non vorrei, come dire, intristirvi, ma si concilia anche col senso della morte, no? Perché apprezzare la vita, come diceva Heidegger, per un altro verso, significa, come dire, pensare alla morte, ma pensare alla morte non in termini di vita, che dobbiamo dire, pensare alla morte come fonte di vita, come risorsa. Cioè implica che qualsiasi avversità può essere affrontata, e se l'avversità è forte, irruente, dirompente, e in qualche misura ci mette come in una situazione di sofferenza totale, possiamo sempre sperare nella speranza dell'alterità. Ecco, questo è un punto secondo me fondamentale. Vedete, noi siamo sempre con gli altri. La nostra identità non può prescindere dagli altri. In fondo una persona diventerà sempre più vicina al pessimismo più la persona viene lasciata da sola. Su questo non ci sono dubbi. Quindi anche quando parliamo di ottimismo dobbiamo essere cauti, rigorosi, ma anche, come dire, uscire allo scoperto rispetto alle cose che facciamo, sia in termini professionali, sia in termini di stile, organizzazione di vita e progetto della nostra vita. Se io non restituisco qualcosa a qualcuno che ha bisogno non della mia restituzione, ma perché è necessaria la restituzione come processo relazionale, allora l'altro avverte realmente il sentimento di essere compreso. E queste sono sempre condizioni preliminari che aprono l'itinerario verso l'ottimismo. Spesso le persone sono sole, lasciate immagini, chiaramente diventano pessimiste, ma io non mi sentirei di definire pessimiste, piuttosto sono delle persone che a livello psicologico tendiamo a vedere immagini. Periodo conclusivo della nostra vita, diceva Erickson, stagnazione o fecondità. È chiaro che c'è il problema del pensionamento, no?
c'è il problema del declino della vita, diceva giustamente Freud, nell'arrivare al principio del piacere, la sofferenza ci prende da più parti. Pensate, un anziano che non può camminare, un anziano che vive solo, un anziano che non ha spazi di vita, in cui il colore del tempo e dello spazio si trasformano, e allora un anziano che va aiutato, va sostenuto, non può mai diventare ottimista. Perché l'ottimismo si apprende. Se io non ho le condizioni relazionali che mi sollecitano un cambiamento, e allora, quindi spesso si sono fatti questi studi che attestano l'importanza dell'ottimismo nella terza età, per tale motivo, perché si è visto empiricamente, scientificamente, che se gli anziani partecipano alle attività, se gli anziani sono importati, se gli anziani sono in grado di narrare, di far vivere la loro storia con l'altro, gli anziani sperimentano una dimensione di benessere. A questo riguardo va l'antidoto di difese mature, l'altruismo, l'umorismo, cioè queste cose che solo gli anziani possono dare. Allora il tempo della vita come progetto della propria vita si declina positivamente e si crea una soddisfazione di vita e di benessere. Ecco, su questo l'ottimismo è certamente, come dire, significativo in tutti i periodi evolutivi, nell'infanzia soprattutto, nella terza età bisogna avere molta accuratezza, però se il contesto non c'è, i contesti, noi psicologi secondo me siamo molto lontani da una serie di motivi politici, di organizzazione della cosa, del numero sanitario, del fenomeno sanitario, meglio, siamo vicini, non molto lontani dalla valenza del contesto. Si è visto che gli anziani che vivono in strutture aggregate, veramente, stanno meglio. Come si è visto pure che adesso speriamo che le case di riposo cambino un po' ottica, perché l'assistenzialismo non serve all'anziano. L'anziano ha bisogno di respirare, di narrare, di rivivere, di mettere in moto la sua memoria, che è memoria biografica, ma anche memoria progettuale. Ottimismo, benessere fisico e psicologico. Qui l'ottimismo ha dato i suoi maggiori risultati, certamente da un punto di vista fisiologico, diverse malattie riguardo al sistema immunitario, riguardo anche le situazioni di malattie molto serie, molto gravi, sembrano che gli ottimisti reagiscono meglio e quindi hanno più puntualità a farsi curare, più volontà a progettare la cura e più speranza nel futuro. E questo psicologicamente incide, ovviamente incide pure sulle modificazioni fisiologiche e soprattutto sulla complessità della malattia. Un altro aspetto importante che vorrei mettere in rilievo è che l'ottimismo come benessere psicologico ci permette di costruire processi metacognitivi. Era un po' quello che dicevo prima, ma lo vedo in modo semplice, mi piacerebbe se fosse, come dire, non corto, ma accolto e condiviso. Se noi costruiamo gli eventi, i fenomeni mentali della nostra mente rispetto all'ambiente e viceversa, attraverso processi metacognitivi abbiamo una regia della mente, cioè la nostra mente è capace di moderarsi, di autoriflettere, è importante, di autoregolarsi, di autogenerarsi in termini di epistemologia della complessità, cioè un sistema umano che nonostante le difficoltà riesce a progettarsi ed autogenerarsi. La vera forza dell'ottimismo è proprio questa, di produrre una situazione cognitiva, no? E dire cognitiva significa anche emozionale, affettiva, e queste separazioni tra cognitiva, affettiva e emozionale sono separazioni un po' formali, la mente è una e aggrega in sé diversi processi,
che sono di contesto appunto emozionali, affettivi e cognitivi, e ci fa sperimentare quella bellissima condizione di flow, uno stato di benessere in cui noi ci sentiamo veramente noi stessi, in cui siamo creativi, in cui possiamo sentirci quella forte emozione del vissuto della nostra vita e della nostra esperienza, in cui possiamo percepire, lo dico con molte virgolette, il senso della felicità, la costruzione della felicità. La felicità non è una dimensione assoluta e generalizzabile, è un tentativo verso, un modo di progettarsi. Siamo felici in certe condizioni, sono io sono un bambino, ci vuole essere felice se siamo pienamente immersi nella vita, un successo personale ci lascia abbastanza in una situazione di umiltà, abbastanza, non dico distaccati, ma poi non tanto così pieni di quello che abbiamo e di quello che abbiamo avuto. Il tempo? I 10 minuti si dice. Sì, grazie. Ora, la psicologia positiva ha come fondamento l'ottimismo. L'ottimismo è il punto di inizio e di approdo della psicologia positiva. Quindi è l'emozione positiva, come dire, per eccellenza. Però vedete, oggi, e questo a me fa molto piacere, perché non soltanto stiamo riscoprendo i valori e le virtù, perché questo è stato anche un tema che lasciava perplessi, no? Dire valore significava qualcosa di moralistico, o di astratto, o di nebuloso, o di incerto, eccetera. Invece la cosa che vorrei sottolineare è che i valori e le virtù, come vedremo, sono stati mentali. Pensate, sono stati psicologici, come l'invidia, come la gratitudine, come l'inconscio. Una virtù è uno stato psicologico, quindi se la virtù è uno stato mentale, come che si chiama psicologia positiva, perché appunto si studiano le emozioni positive e si studia una cosa fondamentale anche nella pratica clinica, che sicuramente è oggettiva, perché non nuoce né all'esperienza del setting per cui fa lo psicologo, né alla processualità terapeutica. Dice Seligman, perché riparare cervelli danneggiati, esperienze sono state conflittuali, e non invece aumentare le risorse, le emozioni positive e le potenzialità? In fin dei conti, ma in fin dei conti esistenziali lo sto dicendo, non è in fin dei conti, come dire così, molto che lega una frase all'altra. Se noi riusciamo veramente a far valore anche alle persone che soffrono emozioni positive, tipo la gratitudine, il perdono, il coraggio, le famose virtù di cui Seligman parla, certamente il nostro profilo di personalità non soltanto risulta compensato, e non è come dicevano i comportamentisti, tocca un sintomo ne subentra un altro. No, qui inseriamo nella nostra mente delle componenti strutturali nuove, diverse, che non sconfessano, come dire, non si oppongono ai processi inconsci, anzi li robustiscono. Se io ho acquisito delle convinzioni patogene, delle convinzioni erronee durante lo sviluppo, per cui ingigantisco, mi mutino, c'è tutta una serie di complessità cognitive erronee, inadeguate, incongrue, se faccio sviluppare, possiamo nelle condizioni di far sviluppare alle persone le emozioni positive, queste diventano stati mentali che hanno una natura forte, importante in termini di sviluppo e soprattutto di costruzione della personalità, perché la personalità non è mai un processo concluso, ma un processo in continua trasformazione e di mente. Su questo non ci sono dubbi. E
Le potenzialità stesse devono essere sempre connesse ai contesti sociali. Scusatemi se io mi richiamo spesso ai contesti sociali, ma non lo faccio, vuol dire, non vorrei far passare questa cosa del sociale, ma quando i contesti sono gli esempi, ma io ho sempre pensato, per cui che senza contesti non si va da nessuna parte, se i contesti sono reali, si fanno guardare, ma soprattutto vedere, perché spesso i contesti si fanno guardare e poi creano uno schermo, si crea un'assenza. Se i contesti si fanno guardare, soprattutto vedere, e poi si fanno usare, e spesso non si fanno usare, allora il contesto diventa una forte risorsa per le strategie per lo sviluppo delle relazioni positive. Vi faccio un esempio molto semplice. Se in una famiglia ci sono condizioni conflittuali, la famiglia va dal terapeuta familiare, va benissimo. Se in una famiglia ci sono altre situazioni, ci sono altre forme di, come dire, di compensazione, di disequilibrio della famiglia. Ma se una famiglia è una situazione oggettivamente di degrado da un punto di vista psicologico, come fa la famiglia a risolvarsi? Quindi le risposte sono due. O prendiamo la via, no, di una psicologia poco psicologistica basata sul benessere edonistico esteriore e paralizzante dei menti, o prendiamo la via di un benessere che va risparmito. Noi non possiamo chiudere gli occhi e non intervenire di fronte a una famiglia che ha bisogno. Lì si abilitano ancora emozioni positive, ma siamo nel contesto assieme alla famiglia che deve rimodulare. Spesso la famiglia da sola non ce la fa. Tutta questa storia sulle famiglie è una storietta che ci raccontiamo. È vero che c'è una perdita, una inversione dei valori sulla base di un cambiamento delle famiglie, ma le famiglie sono tribulate da una cultura collettiva assente che crea messaggi così dirompenti, pessimistici, viziamente ottimistici. No, i messaggi sono molto ottimistici, no? Il benessere, la felicità, la gioia, la realizzazione, però dietro questo schermo di illusione c'è una sostanza che è pessimistica. Allora a me pare che l'ottimismo, la psicologia positiva, si legano al nostro divenire temporale. Noi siamo soggetti che viviamo il tempo, non possiamo non vivere né il nostro tempo vissuto, e quindi avere gratitudine, riuscire a perdonare, avere aspirazioni verso la trascendenza, non come dimensione religiosa, ma è bene che per vincerla, cosa come diceva Giulio, positiva, se riesce a integrarla, sono tutte dimensioni positive, le virtù, come stati di livello psicologici. Insisto su questo, non sono processi astratti. Se io dico giustizia, umanità e amore, non dobbiamo avere paura di parlare, di psicologi già hanno paura. Io non vorrei essere presuntuoso, ma mi vorrei dimostrare che l'80% di teorie della personalità si basano sulla, come dire, sullo sviluppo dell'amore. E allora perché non parlare? Perché questa passività, questa inibizione, questa perdita di scientificità se lo psicologo parla di amore? In fondo, se uno fa il terapeuta ed è ottimista, come dice Bisbanger, ha il senso della trascendenza, la psicopatologia, discusso, comunque si posiziona a livello trascendentale di comprensione, perché aver cura del malato, essere con malato, riprogettare un dialogo, quindi una terapia, un processo nel tempo con malato, significa avere un senso della trascendenza, andare oltre quello che sei più abituato. Specie per le persone di parla, specie per le persone che sono i soldi, che sono un po' famose, che possono restituire quello che hanno avuto, che possono mettere nell'ottica di decentrarsi
da una stagnazione cristallizzata che impoverisce gli stati mentali. Ecco, questo è ciò che può provocare in realtà pessimismo. Sto finendo. Le virtù hanno una loro ascesa, ma anche un loro declino. Io non vorrei sottolineare una vita virtuosa, vorrei sottolineare questo tempo della nostra vita esistenziale, psicologica, umana, relazionale, che inevitabilmente incontra delle domande che hanno senso. Queste domande che hanno senso non le possiamo mettere da parte. Prima o poi, come dice Jung, l'inconscio ci sollecita a prendere in qualche misura, non consapevolezza, ma a mettersi in relazione con la coscienza. Io direi qui che queste domande di significato sono costitutive, sono originali, sono dentro di noi. Prima o poi, senza fatalità, ma una curva temporale della nostra esperienza vissuta, tutti noi dobbiamo metterci nelle condizioni: che cosa abbiamo apprezzato, che cosa abbiamo progettato, come dicevo prima, quale eredità lasciamo, quale senso ha l'incontro, quale fiducia scaturisce dall'incontro, specie per i più giovani. Il vero ottimismo è quando le menti giovanili vibrano, hanno degli scossoni interni, non si fanno prendere dalla rigidità dell'ovvio, che è cieco veramente. L'ovvio non esiste, non c'è una cosa nella nostra vita mentale che è ovvia, c'è sempre una costruzione. E allora l'ottimismo e la psicologia positiva in fondo ci permette oggi di declinare questi aspetti. Sapere che è possibile, come diceva il grande Arendt e il grande Winnicott, dico tanto con il cuore o come studioso, che le persone possono stare bene anche se l'infanzia è stata dura e penosa, le persone possono cambiare. Se c'è attendibilità, è una parola chiara per me, se il contesto riesce a farsi vedere. Se i bambini sono pessimisti, possono diventare naturalmente più ottimisti. Se un bambino è cresciuto con un pensiero negativo, è difficile che noi possiamo, come dire, interrompere, perché ha troppo interiorizzato il pessimismo, perché il pensiero negativo esiste. Prima di tutto il superio minaccioso, vedete? Il superio minaccioso, crudele, martoriante, martorizzante, è pieno di pensieri negativi, perché vola la mente, crea un terremoto interno alla mente, non fa respirare la mente. E con l'ottimismo riesce a sfaldare questi processi. Quindi educare, io direi, all'ottimismo, apprezzare la vita, che non è scontato che io in questo momento sto parlando, è una cosa bellissima per me, non in quanto sto parlando, intanto sto vivendo un'esperienza emozionale e quindi condivisibile, diventa qualcosa che si innesta nell'emozione positiva nella mente, e questo innesto, come una vite, poi dà molta uva vita che ci portiamo dietro. Una platea molto attenta, quindi sicuramente molti concetti sono passati benissimo e sono anche un po' penetrati nelle menti, anche nelle
l'animo delle persone. Allora io passerei, io prima ricordo semplicemente che l'ultimo libro che poi credo che tratti anche questi argomenti che sono stati e che il professor Gennaro ha discusso questa sera, che è Ottimismo e Personalità, lo potete trovare qui in segreteria ed acquistarlo direttamente, poi sempre in segreteria potete anche più vuole lasciare i propri dati perché poi sarete anche avvisati direttamente per le ulteriori iniziative che Vega farà, che sono i progetti. Io passerei subito al momento della condivisione, come diceva il professor Gennaro, anche perché poi si avvicina l'ora della cena, quindi se ci sono delle domande, qualcuno che ha degli interrogativi da fare, domande brevi, così c'è qualche domanda? Si farà delle risposte. Ecco, c'è un caso. Se in quella dei noi siamo a conoscenza di situazioni familiari effettivamente dove c'è questo famoso degrado, frutto di equilibri che sono venuti a mancare, come riusciamo a instillare nel ragazzino che tornando a casa comunque rientra nella sua routine che è fatta di questi squilibri emozionali, mentali, eccetera? Cioè come riusciamo nel poco tempo a disposizione a instillare, a lavorare, pur dovendo magari più dovrebbero fare attraverso la veicolando delle conoscenze, veicolando delle esperienze, come facciamo? Se riesci a utilizzare quello che siamo qui, lo avvicini abbastanza? Guarda, io voglio il senso anche un po', come dire, veramente profondo della sua domanda. A volte non si può fare più di quello che si fa. E io capisco benissimo che lei sicuramente fa molto, però il problema è rendere quella domanda contestuale. Cioè che la famiglia, come dice Seligman, possa avere delle risorse nel contesto che vanno incontro alla famiglia. Come si può fare? Prendendo una posizione. Che significa prendere una posizione edificando? Mettersi, come dire, in una situazione di complessità, far emergere la parte sommersa che sappiamo che esiste ma non vogliamo vedere. Lo so che è difficile, però è possibile. Io credo che sia possibile, ci sono tanti psicologi, educatori, insegnanti che veramente si inoltrano in condizioni di lavoro estreme. Però la domanda deve essere del contesto, cioè la domanda deve arrivare al contesto. La famiglia deve essere vista dal contesto. A volte, perché in Inghilterra hanno fatto un programma di intervento di prevenzione a favore del sostegno? Qui veramente, cioè in Italia molto apertamente non si fa niente. Perché abbiamo tutti i problemi sociali, economici, ma anche se non avessimo questi problemi, probabilmente non si farebbe niente, perché il contesto crea la mente. Non esiste una mente senza contesto. Perché la nostra mente è fatta di una globalità interna, dove ci sono gruppi di famiglie, ma anche gruppi esterni. Allora c'è bisogno di questo, ecco. Io ho sempre pensato una cosa semplice, vorrei dire in un minuto, che se noi accademici fossimo veramente capaci di rischiare, come diceva Ossicini e come ha fatto Franco Basaglia, che è stato poi invocato da tutti, ma non ne parliamo, allora certe situazioni che gli psicologi oggi non hanno e che sono completamente estromesse da certe situazioni, almeno per quelli più giovani, potrebbero essere condivise con i politici, con il potere politico. Ma se io accademico, se lui, io e lui, accademici, esperti in psicologia dell'età evolutiva, non facciamo dei protocolli di intesa, scientifici prima, poi cambiano delle esigenze giuste, e non pressiamo, quindi non rischiamo di specie scrivere tre articoli in più, restituiamo il nostro benessere a
ai giorni di oggi, non passeranno mai delle leggi. Ma questa è una cosa semplice. Guardate che le cose semplici sono di punta alla punta estrema delle complessità. Questo è sicuro che possa avvenire, però ci vuole il coraggio che prenda una posizione. Allora, se è una persona ottimista, probabilmente ha a cuore certe situazioni, ma è il cuore del tempo della sua vita, che non può non esistere senza il tempo della vita dell'altro. Ma questo non lo dico io. È scritto nel nostro patrimonio in divenire. Altre domande? Sì, sono un ottimista, non prendo l'unità del microfono. Però aiuta in questo caso. Allora, in una frase, in un pezzo del suo discorso, lui ha detto l'ottimismo deve essere aiutato dal contesto sociale, cioè dalle persone che ti stanno intorno, sì. Ma a volte le persone che stanno intorno sono proprio quelle che creano una situazione di disagio, e parlo dell'iperprotettività. Io mi chiedevo cosa può succedere se il bambino ha un contesto iperprotettivo e quindi non riesce a vivere le azioni e ad applicarle. E mi chiedevo qual è il confine di questo aiuto e come le persone accanto possono intervenire. L'esempio è il figlio a scuola ha dei genitori iperprotettivi e il professore che fa? Prende per le orecchie i genitori. È una situazione difficile, oppure questo succede anche con situazioni particolari, con delle amicizie, oppure altre situazioni, diciamo. Spero che si sia anche la domanda. Sì, grazie. In effetti lei dice un punto che è fondamentale, cioè l'iperprotezione viene segnalato come uno dei fattori che predispongono alla depressione dei bambini, non soltanto l'iperprotezione. E quindi si dovrebbe, come dire, limitare l'iperprotezione, ma per quella funzione è molto semplice, che spesso noi, come diceva Adler, incoraggiamo i bambini e li spaventiamo. Quando un bambino viene esaltato per le sue qualità, dico, è stato bravo a scuola, ah mamma mia, papà mia, tu sei il più bravo di tutti, lo svalutiamo. Valutiamo il bambino, non lo sosteniamo. Una cosa, tra tante cose che ho dimenticato di dire, è che l'azione parlamentareggiata, questo funziona molto bene, ha sempre un rapporto causale con ciò che è contingente, specifico. Cioè, io vado lodato, l'ho dato al massimo perché sono fatto una cosa bella, ma vado con buoni modi, come dire, punito, oppure così vuol dire, in qualche misura censurato in un comportamento errore. Così il bambino capisce. Spesso c'è questa confusione nell'attribuzione causale degli eventi. Perché una persona può avere l'impotenza appresa? Pensa che i propri eventi negativi siano stabili, siano pervasivi, cioè riguardano tutte le cose che farà, siano personali, cioè si attribuisce le colpe. Perché normalmente tra le tante cose, perché non c'è mai un unico fattore, non ha avuto la possibilità di essere valutato nelle cose contingenti. Come diceva Rogers giustamente, quando un bambino è piccolo è capace di selezionare le esperienze e quindi può scegliere un'esperienza che per lui è positiva, ottimale, e anche se per noi è anche negativa. Allora il bambino crescendo ha bisogno di considerazione positiva e giusta, non di esaltazione, come diceva il collega prima, altrimenti riconosciamo l'ambivalenza del bambino, o al contrario, come dire, lasciamo il bambino, lo squalifichiamo. Diceva Adler, poco conosciuto, ma ha fatto un bellissimo lavoro sui bambini, sulle false medie che i bambini possono avere, che sono molto coerenti con gli studi sull'ottimismo. Spesso i bambini iperattivi, difficili, incontrollabili, ingestibili,
diventano tale perché hanno avuto delle false mete, cioè non sono state mai colte le vere intenzioni. Capite? Cioè dico capite nel senso della reciproca convenzione. Ma se noi mettiamo sempre in prima linea la sfera affettiva, non va mai, come dicevo prima, scisso da quella cognitiva. I bambini intenzionano gli eventi. Io vi ho letto questo brano di Husserl, sono innamorato personalmente di Husserl, perché la nostra vita è sempre intenzionale. Anche negli stati di follia più acuta, l'intenzione a significare le cose non si esaurisce mai. Allora, un bambino, se viene iperprotetto, si minaccia questa sua intenzione, non può padroneggiare l'azione, non può gestirla, non può creare le cose. Però questa contingenza dell'azione, anche se è un principio molto semplice, no? Direi di semplicità e non dire, ma di una efficacia, di un pragmatismo importantissimo, perché il bambino incomincia a capire i processi di attribuzioni causali. Sono stato bravo o non sono stato e non lo sono meritato. Non sono stato bravo e sono stato punito. Ma non che questo diventi un comportamento generale, costante e pervasivo. Il bambino per pessimista purtroppo incomincia a vivere con questa costruzione degli eventi. E l'educazione che lei segnalava è un fattore di questo tipo, perché a forza di proteggere non lasciamo il bambino nella possibilità di urtare la realtà. Incontro l'ottimismo, l'ottimista vero urta con la realtà. Perché una situazione difficile si può prospettare delle situazioni positive. E urtare con la realtà significa aggredirla per viverla. Io non posso fare esperienze reali, soprattutto un bambino, se il reale non è transitabile per me. Però se il bambino incontra una persona che si fa usare, cioè che persona che diventa relazione vera per lui, questo significa farsi usare, allora il bambino ci darà una grande emozione. Un bambino per esempio che diventa difficile è perché ha avuto delle false mete, è stato protetto, le ha vinte tutte, ha superato il conflitto di potere con i genitori. Se non mi fate dormire a letto, faccio una volta e dormo a letto, eccetera, eccetera. Poi i genitori vengono scippati, poi il bambino, quando arriva una falsa meta e la sua falsa meta non è stata accolta, che cosa fa? Diventa violento, aggredisce. Se io non ho avuto vinta, comincia ad aggredire. Comincia ad aggredire mia madre, mio padre, l'ambiente, diventa un terremoto ingestibile. Ma il bambino che poi ha questa aggressività non sa, perché non abbiamo capito le sue intenzioni, è un bambino che poi lo viviamo derivato, perché questa grande aggressività, essendo permeata da una falsa meta, cioè da una falsa intenzione, poi lo deriva completamente. Ci sono bambini che da molto violenti, no, aggressivi, poi diventano spiegati, depressi, soli. Per cui ecco, l'iperprotezione va, come dire, cioè virgolette, superata con l'azione padroneggiata e con l'educazione alla contingenza. Spesso noi diciamo dire di sì o dire di no, è difficile per tutto, ma se si riesce a dare un'educazione in cui al bambino viene apprezzato quel suo valore in sé, specie dopo i due anni, intorno ai 5-6 anni, durante il periodo, diciamo, inizio dell'età scolare, allora il bambino capisce dopo negli eventi e comincia a costruire costrutti mentali, costrutti personali più ottimistici. Comincia a non temere le cose, perché capisce che può sbagliare, capisce che sbagliare significa fallire. Un pessimista se sbaglia si sente morto. Se non avviene una cosa si autodistrugge. L'ottimista va avanti.
perché non attribuisce le sue responsabilità a se stesso, ma all'esterno. O attribuisce le sue responsabilità a se stesso per quelli che contano effettivamente. Io devo dire che sono stato un po' pessimista, cioè non mi credo che si dice. Non so se ha risposto. Scusi, lei ha risposto perfettamente ed è stato straordinario. Lei ha risposto perfettamente, è stato straordinario. Facciamo degli esempi sui bambini, ma a volte l'influenza iperprotettiva, quando non è stata tra virgolette curata 2 anni, 5 anni, 7 anni, ci si ritrova con delle conseguenze anche affrontabili. Certo. 35. Ma in quel caso lì si fa? In quel caso lì dipende la domanda. Io penso, guardi, io sono convinto, anzi sono sicuro che le persone possono sempre cambiare. Penso anch'io. Nessuno, le persone, veramente, io amo tanto studiare personalità, lo studio da tanti anni, ed è qualcosa di veramente profondo, la nostra personalità, no? La mia personalità forte, debole, tutte queste storie che parlo sono assolutamente resistenti, come valenza, diciamo, verde, cioè una persona. Però le persone possono cambiare, trasformarsi. Pensi, la capacità di perdonare. Ho l'esperienza della gratitudine che a me mi emoziona tantissimo. È un'esperienza relazionale, è l'esperienza di un sentire che mette in moto tutto ciò che è positivo dentro di noi. Ma una gratitudine vera, o un perdono vero. Certo, è difficile perdonare, cioè, non si possono dire le cose perdoniamo, ma se uno arriva alla possibilità di perdonare, la sua mente si trasforma, si modifica. E vorrei dire che queste cose che il collega egregiamente, a cui egregiamente accennato, forse meglio di me, diventano pilastri della nostra mente. Cioè, ripeto, un corredo mentale che aiutiamo i nostri stati mentali. Questo è fondamentale. Capire che le virtù, oggi, sono fattori psicologici. Non è, come dire, una forma di spostamento o di difesa, ma è qualcosa di vero. Il grande Franklin l'ha dimostrato, no? La volontà di significato, occulta, piena, progettuale. L'ha reso ottimista nell'arte, non esiste, ha restituito tutto il suo ottimismo, con l'ibrido religioso. Per cui io credo che le persone possono cambiare, ma anche i contesti devono essere due persone. Grazie. Allora, se c'è ancora una domanda, poi ci abbiamo la chiusura perché siamo quasi alle 8. C'è qualcuno? Non vedo nessuno. Sabatini. Magari qualcuno avesse qualche altra domanda. Rispetto un po' alle domande fatte, non mi sono venute in mente delle vignette che ho proiettato, poi le vediamo qua, no? Però poi sono del tema di iperprotezione, no? Un po' per alleggerire un po'. E se volete un attimo prima di concludere, mentre pensate ad altre domande, possiamo andare anche su quella dell'iperproduttività, insomma, no? Abbiamo parlato tanto, ho avuto apprezzato gli aspetti dell'ottimismo dell'infanzia. È stato un po' dire, ecco, a volte un'iperprotezione non è un atteggiamento ottimistico, quindi se dentro ci sono dei genitori, ecco, ricordate di non vedere subito il camposanto prima ancora che dello solo starnuto, insomma, mentre usiamo un po' la miniera che è una forma di ottimismo, no? Mentre, e andiamo un po' verso la conclusione, credo che in questa immagine c'è tutto quello che il professore ci ha spiegato un po', no? Cioè soltanto se noi sappiamo trasformare eventi con la capacità di reagire, di faticare, si parla molto di resilienza, no? Anche tutti i lavori di serie su questo, allora possiamo essere vincenti, ma non il successo, non il successo che io mi piaccio, io vado bene, gli altri non contro. Vincere insieme agli altri, perché noi questo poi è un po' un'immagine che mi piace molto nella mia formazione.
formazione di base che la pedagogista, quindi nella concretezza. E vado un po' all'ultimo, perché anche una, così, una domanda implicita è una giusta chiusura e anche un giusto riconoscimento al contributo che ci ha portato. Questa che è molto carina, no? Che dice che due baci al giorno tolgono gli psicologi di turno. Allora, però qui c'è la domanda, no? Se uno dice, ma allora voi organizzate i corsi, fate questo mestiere, se ci fai vedere questo, ma cosa fate, no? E invece no, perché credo che sia venuto fuori una distinzione di base da questo incontro, la differenza fra un tipo di psicologia che è diagnosi, che è clinica, che è riparare la patologia. Ma oggi abbiamo parlato di un'altra psicologia, non è lo psicologo che allontana questo, no? I due baci, ma avvicina la psicologia del benessere, perché credo che in questi anni poco si è investito su questo. Molto nel riparare, nel curare, poco sulla promozione della cultura, della socialità e del benessere. Per cui ecco, per alcuni saranno due baci, per alcuni un po' di più. Comunque ecco, non è che i baci allontanano gli psicologi, anzi avvicinano ad un modo di fare relazioni di aiuto, che a volte sperimentiamo nei corsi, che a volte riflettiamo qua insieme, e forse immagino e lascio la conclusione di questo lo psicologo che c'è, cioè, forse l'ha detto invece raccontato, no? in questa serata. Io vi ringrazio molto, per me è stato un piacere e un'emozione. Grazie. Ultima domanda, poi chiudiamo. Mi scusi, ma scusi, volevo parlare dell'altro aspetto, sempre il discorso dei bambini, perché dobbiamo partire sempre dal bambino, perché sarà l'adulto domani, fa finire la società. Quindi da noi cercare appunto di costruire, di far crescere questi bambini in modo più sano, ma sano non perché siamo a febbre, andiamo a antibiotici, andiamo dal medico, ci facciamo 30.000 domande, oddio è grave eccetera, no, ma sano proprio a livello di amore vero, perché nessuno è obbligato ad avere figli, io dico sempre questo, e il momento in cui lo desiderano, lo amano, lo devono amare ogni giorno, e le dosi principali sono quelle, amore che i bambini lo sentono, e questo non ci piove sopra proprio. E poi tutte queste altre fasi per abituarla a crescere positivamente, far vedere gli aspetti della vita, quelli veri, reali tutti i giorni, e non solo proteggere o denigrare, perché io ho assistito a mamme o padri che si rivolgono ai bambini di un anno per dire loro no, non lo fare perché tu non sei capace, no, è del tempo. Domani potrà essere un adulto positivo. Potrà essere un adulto felice? No, secondo me no, con tutta la buona volontà, con tutte le persone positive che stanno vicino, non riusciranno mai a portarlo al positivismo al 100%. Rimarrà sempre quella che dentro di sé, che se non erano capace, e allora come domani, che adulto sarà? Sarà capace di affrontare una vita? Cioè, io qui insisto di lavorare sul discorso dei bambini innanzitutto, perché sono loro che poi diventeranno adulti e appunto dovranno affrontare questa vita. Noi ormai siamo adulti, sì, possiamo modificarci con degli sforzi, con una forza fisica e psicologica anteriore nostra, perché non aspettiamo mai dagli altri. È inutile. È sempre te che devi essere forte e riflettere su ogni situazione e prendere l'aspetto positivo della vita. L'altro è sempre potenzialmente disponibile e dentro il nostro campo relazionale, non lo dico io, lo dice tempo. La vera dipendenza dell'identità, cioè la vera identità è quando l'identità è sana e matura, ed essere sana e matura significa proprio pensare, simbolizzare, vivere la realtà che l'altro c'è. Sì. Poi, come noto, siamo tutti esseri umani. Certamente l'inferno non sono gli altri, lo diceva Sartre, ma noi possiamo creare relazioni con gli altri che ci stanno veramente. Comunque sono d'accordo con quello che lei dice. Grazie. Bene, io direi di chiudere qui anche perché sono le 8, ecco, veramente con profonda gratitudine.